Quale giorno migliore del mercoledì per parlare dei tarocchi? In pratica dell'alfabeto ermetico, in pratica di Hermes Trismegistos, in pratica di Thoth e quindi di tutto ciò che poi è stato il veicolo della tradizione occidentale dalla loro apparizione fino adesso. Quindi il mercoledì, giorno tradizionalmente dato a questo dio, Thoth, Hermes, Trismegisto, eccetera, eccetera. Bene, solitamente noi siamo tutti abituati a vedere i tarocchi come insomma, qualcosa che ha a che fare con la divinazione, oppure anche abbiamo a che fare con la magia, oppure con ciò che è, insomma, tutte le varie cose che ti possono andare a leggere. Via iniziatiche, via femminile, via maschile, i tarocchi psicologici, i tarocchi di qua e di là. Oggi ci sono anche, se andate in una qualsiasi libreria, potrete andare a vedere tutte le tipologie di tarocchi, addirittura anche molti sono risibili, no? Come i tarocchi di metal, i tarocchi delle fate, i tarocchi degli gnomi, i tarocchi dei fiori, i tarocchi di qua, è una questione economica. Non sprecate soldi perché non servono a niente. Oppure, per esempio, ci sono i tarocchi del prima e del dopo, cioè che cosa significa? Quando l'ho visto mi sono divertito molto. Cioè, in pratica, c'è per esempio la carta dell'innamorato, no? In cui si vede la carta numero 6, in cui c'è un uomo che deve, un uomo, c'è un uomo, poi c'è Eros che sta lanciando la freccia e questo deve scegliere tra due donne, che sarebbe l'amor sacro e l'amor profano. Benissimo, questo è quello che rappresenta, per me potrebbe essere anche l'incontrario, però voglio dire, quello non rappresenta. Quindi, hanno fatto i tarocchi che, a parte quello prima, cioè prima che quest'uomo fosse di fronte a queste due donne, cosa c'è? Magari hanno fatto un disegno, che ne so, di quest'uomo che è girato da un lato. Poi ci sono i tarocchi del dopo, cioè dopo che ha scelto, e allora si vede che se ne sta andando con una delle due. Onestamente, mi sono divertito molto perché poi ho vissuto le altre 22 e sono simpatici comunque. Sono cose così divertenti no, da avere, se uno è innamorato di queste cose, più con una forma d'arte che come la realtà. I tarocchi in sé per sé, quindi non sono stati mai visti per un'altra cosa che coloro che sanno hanno sempre usato, ossia come delle cartine molto chiare, molto precise di mondi che sono raggiungibili e penetrabili in questa sfera che noi, alzandoci gli occhi al cielo, possiamo vedere. Pochi sanno, o forse magari spero che stiano aumentando adesso coloro che lo sanno di più, che ogni carta dei tarocchi è collegata a delle stelle, delle porzioni di cielo, dei cosiddetti segni, cose varie. E quindi, bene o male, tutti vanno a coprire tutta la sfera che è visibile. Bene. Tutto questo è stato sempre preso come un'indicazione per poter sempre di più conoscere come fare la divinazione o come fare la magia, no? Non so, andiamo a leggere, ci interessa qualcosa che riguarda la magia, le varie cose, beh, come viene insegnata da alcuni ordini e cose varie. Ma non è mai detto realmente, tranne nei casi molto più profondi, almeno al pubblico, alle persone che magari non, cioè, leggono dei tarocchi in maniera abbastanza, come si dice, così veloce, no? Che in realtà sono delle mappe. Delle mappe per trovare la strada. Cioè, in pratica, il tarocco, l'arcano, o maggiore, o minore, oppure le carte di corte, ossia re, regini, principesse, cose varie, sono legate a delle porzioni stellari che vanno ad indicare la tipologia di realtà interiore e quindi anche esteriore, perché
appunto ciò che è dentro come ciò che è fuori, che si trova nell'indicazione stellare presa dalla carta stessa. Chiaro che nella nostra società molto materiale noi non andiamo a guardare questo, noi li vediamo, cioè, insomma, li vediamo usati per tante cose, con i tarocchi per esempio, lombardi, molti ci giocano, quelli bergamaschi giocano a carte, a tarocchi, a cose varie, le carte francesi, dal seme francese, cuori, picche, e altri fiori, e non mi ricordo l'altra, e quadri, ecco, sono per il poker, cose varie, ma hanno anche un'azione molto particolare sulla vita di tutti i giorni. E quindi mi dispiace, io non gioco mai, per esempio, con le carte, perché sono simboli. Essendo simboli, sono molto sensibili a livello interno, a livello di subconscio, e se una persona è particolarmente sensibile, e di solito lo è quando gioca, è attento, oppure beve, oppure è intenzione, potrebbero muovere delle cose che potrebbero essere non piacevoli. Quindi, tutte le varie tipologie di tarocchi che troviamo in giro, e quindi di rappresentazioni disegnate che troviamo in giro, stanno e vanno a significare mondi interni e mondi esterni. La possibilità di capire come penetrarli, la possibilità di capire come entrarci, la possibilità di ottenere responsi molto precisi, tanto che l'astrologia oraria, se ben conosciuta e quindi ben praticata, se viene cioè collegata con queste conoscenze, può dare sempre moltissimo per quanto riguarda la rappresentazione delle forze in gioco in determinati, cioè, momenti, anche l'astrologia elettiva, no? Oppure l'astrologia, cioè, c'è anche l'astrologia sinastrica delle coppie, l'astrologia mondiale, insomma, si va a fare una certa, un certo. Del materiale maggiore da poter elaborare come conoscenza e quindi va a spiegare le cose come devono essere fatte. E un'altra cosa, il 21 c'è un seminario sull'onomantica il 21 ottobre che va a abbracciare anche i tarocchi, perché l'onomantica non è disgiungibile dai tarocchi. L'onomantica è quella capacità di andare ad osservare le capacità letterali sia dei nomi sia delle frasi legate ai pianeti, legati a un certo tipo di astrologia che non è tanto conosciuta. E sono legati anche ai tarocchi, anzi ne sono parte integrante. Quindi se siete interessati a questa cosa, scrivete ad Angelica grandeopera.alchemica@gmail.com per il seminario dell'onomantica del 21 ottobre. Oggi si doveva tenere il seminario di geometria sacra di secondo livello, ma per cause tecniche l'ho dovuto spostare al 28 ottobre. Quindi erano già chiuse le iscrizioni. Per chi fosse interessato, sappiate che appunto viene spostato al 28 ottobre e c'è ancora tempo sempre di poter fare. Noi andiamo a vedere ogni cosa che è stata rappresentata, tipo i tarocchi sono qualcosa di molto profondo, perché noi ammettiamo, pensiamo al lotto di denari, no? Per noi lotto di denari sono otto borchie, otto denari messi su un cartoncino. In realtà il simbolismo è molto profondo e non è quello. Perché in realtà l'otto di denari rappresenta una scena particolare e questa scena particolare sta a indicare ricchezza. E allora si vede in questa costruzione una grande villa, un castello molto ricco, tanti denari, tanti soldi, e che c'è oro, bellezza, frutti meravigliosi, uccelli meravigliosi, e viene proiettato nel cielo e quindi sta a indicare una porzione particolare di questo cielo che porta quelle cose, ma anche fa entrare lì dentro. Gli antichi conoscevano questi come mondi degli dei, che anche loro sono finibili, cioè si finiscono, non sono eterni.
ma sono mondi, insomma, di gioia, sono mondi di queste cose qua. Allora, questo qui, anche con il mini seminario di Onomantica, cioè, con il seminario di Onomantica, andremo a vederlo mediante le lettere, i simboli, il cielo e tutto, eccetera, eccetera. E ripeto, se siete ancora interessati, siete interessati, il 21 ottobre, grande opera, appunto, alchemica@gmail.com. Invece, per quanto riguarda il seminario, se volete partecipare, visto che si sono aperti, insomma, i posti fino al 28, il seminario di geometria sacra del secondo livello, quindi anche chi non ha partecipato al primo livello darò delle prime basi e poi si andrà a fare qualcosa di diverso. Va bene? E di immediato. Bon, detto questa cosa, ecco che noi, se abbiamo la capacità di pratica, di conoscenza, per noi diventa avere in mano un mazzo di tarocchi e avere in mano tutto l'universo che noi conosciamo. Attenzione, tutto ciò che per noi è visibile con l'occhio. Che significa? Significa che se andate su uno stellarium, se andate da qualche parte, se andate con il cannocchiale e andate oltre la visione dell'occhio, lì entrano in ballo altre cose. Quindi qui ci si ferma perché furono creati nel periodo in cui si vedeva solamente, sì, aperte a tutti, grazie a voi, che si vedeva solamente con gli occhi, quindi i tarocchi e tutto ciò che come sono proiettati come entrate di mondi sono a ciò che è visibile. Ciò che non è visibile e che quindi viene visto con il telescopio ha altri significati. Non andiamo diciamo, a sbagliare. Hanno dei significati astrologici, certamente. Quando è vista qualcosa, quel qualcosa influenza. Quindi, se la luce di qualcosa giunge fino a noi, quel qualcosa influenza. Finché non giunge quella luce, finché non è vista quella luce, non influenza. Questa è la base delle cose. Quindi, ecco che i tarocchi diventano mondi. Sono mondi. E quindi si parte dall'ultima carta, che è il 10 di denari, quindi una zona del cielo, per poi salire, salire, passare, camminare, andare, entrare, spostarsi fino a giungere all'assoluto al di là, che è lo zero, no? Del matto. Quindi ecco che gli antichi parlavano di una via alchemica che deve essere assolutamente percorsa nel cielo. E molto spesso non si capivano queste cose. Beh, ora sto dando una prima chiave a coloro che possono essere interessati. Io queste cose le insegno, quindi informatevi sempre a Cita Angelica, l'antica conoscenza, viene insegnata anche questa, quindi insegna come poter camminare e in che maniera camminare nel cielo con le stelle giuste per poter entrare. Ora, chiaro che esistono e sono codificate da millenni le conoscenze. Il problema è che devono essere capite come metterle in pratica. Cioè non è che ci basta sapere, ah, lì corrisponde quella carta. No, ci sono le tecniche che sono state codificate da tempo e quindi devono essere uguali, cioè usate sia tecniche alchemiche, sia tecniche di magia trasmutatoria, sia tecniche meditative, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, una volta che si entra, si riesce a penetrare in questi mondi che sono rappresentati, in questi posti che sono rappresentati, ecco che si entra in contatto con altre tipologie di tempo, tipologie di luogo, tipologie di esseri, tipologie di idee, di creazioni, eccetera, eccetera. Ricordatevi che non è che sono stanze chiuse. Se voi siete, diciamo, con una memoria, una mente un pochino elastica, immaginate che ognuna di questa carta le contiene nuovamente tutte e 78. Quindi se si entra in un mondo, ci sono i sotto cosiddetti collegamenti per i sottomondi fino
quindi tutti colorati in una certa maniera, diciamo così, e ecco che l'universo diventa infinito, perché via via. Perché è un pochino come la sfaccettatura che si vede, no? Che si vedono in alcuni disegni particolari, no? Nell'ologramma, quindi dal grande al piccolo, al piccolo è sempre lo stesso, però con particolarità differenti. Questo è molto importante perché una conoscenza di questo in maniera generale dà già la capacità di conoscere in maniera particolare. A cosa ci può servire questo? Beh, ci può servire uno a dominare noi stessi, due a capire chi siamo, tre a capire chi viene a visitarci. Faccio un esempio. Nella zona che dal 1950 si dice, 47-48 si dice che vennero gli alieni, in pratica, poi quel che cadde a Roswell, famosissimi, no? Si disse che provenivano da Zeta Reticuli. Come erano gli alieni che caddero a Roswell? Erano piccoletti, grigi, piccoli e cose varie. Guarda caso, in quella zona come i frattali. In quella zona, non mi veniva il termine, del cielo, quella zona del cielo, quindi Zeta Reticuli, è connessa direttamente con le carte di terra, quindi gnomi, dicevano gli antichi, c'è cioè qualcosa di carte di terra, e carte un pochino oscure degli arcani maggiori. Quindi, guarda caso, va a prendere la stessa sembianza. Stessa cosa quando ci sono stati dei contattisti apparizioni di esseri che hanno detto che venivano da Orione, cioè esseri biondi, alti, tipo angeli. Guarda caso, quella è la zona della temperanza, che c'è proprio un angelo. Cioè, e questo se noi andiamo via via a indicare queste cose. Per esempio, un'altra zona è la zona del Capricorno, in cui molto spesso si dice che vengono, andate a informarvi su questo, ci sono delle cose in internet, no? Provenienza degli esseri, solo per dire, per indicare queste cose. E la zona del Capricorno, a livello di tarocchi, va a corrispondere una certa carta che va a essere corrisposta direttamente da quella zona del cielo. Quindi ci dà la capacità di capire che cosa accade. Beh, certo, sole blu, la temperanza è tutta vestita di blu. Quindi sono le conoscenze che ci hanno provato a trasmettere i nostri precedenti predecessori in maniera come con il linguaggio che conoscevano. Come io sempre dico, non dovete immaginare che una storia mitologica indichi una favola. Era il modo di trasmissione di quello che era accaduto o stava accadendo, o ci davano una conoscenza sottile, divina. Ricordiamoci che la conoscenza antica non era analitica, era sintetica, cioè nel senso in una piccola cosa facevano, cioè si mettevano tante cose, cioè il blu, che parliamo adesso qui, pare che abbia il sole blu. Bene, il sole blu oggi per noi è solamente un sole blu. Ma per gli antichi non era solo un sole blu, era associato a tante altre cose, a delle storie, a delle situazioni, e quindi che venivano trasmesse. Perché? Perché se voi vi date la pena di andare a leggere un po' il mito dell'essere umano, quindi di andare a leggere un pochino la mitologia seriamente, non per forza soltanto pensando che sono alieni, anche ci sono, è stato tutto dato esseri diversi, non siamo gli unici esseri viventi, no? Si sa, anche se abbiamo qualcosa di speciale. Andreste a vedere, quindi, non so, e infatti, è cronaca, non solo andreste a vedere cosa è successo sulla Terra, ma andreste a capire anche come funziona il vostro animo. Perché, ripeto, la grandiosità di ciò, che poi fu trasportata volenti o nolenti da tutti coloro che parlano di altro nella Bibbia, è che le lettere, i modi di scrivere, gli avvenimenti, i miti e cose varie venivano connessi anche con situazioni reali. Quindi era tutta una connessione. No, ripeto, non è come oggi. Lo possiamo capire se tentiamo di vedere l'emergere
nel 1004-1005 della mente rinascimentale. La mente rinascimentale è questa. Un uomo rinascimentale era Leonardo, la massima picco, ma la maggior parte degli uomini saggi erano così, cioè ossia erano occultisti, alchimisti, medici, chimici, alchimisti, l'ho già detto, pittori se erano bravi a dipingere, scultori se erano bravi a scolpire, quindi erano un po' tutto, cioè la mente aveva la capacità, naturalisti, fisici, ingegneri, si allargava, astronomi, astrologi, era allargata la conoscenza completa. Quindi il linguaggio che noi, per noi adesso diventa solo minimo, retorocchi come divinazione, stava ad indicare tante altre, non per niente nelle carte originali, nei disegni originali venivano incluse piante, minerali, metalli, colori del cielo, eccetera, eccetera. Io molto spesso, notando i quadri e le opere d'arte del 1004-1005, poi cominciano a calare dal 1620, e basta, poi si ferma. In quel range i quadri sembrano carte dei tarocchi, cioè in pratica ci danno la conoscenza dell'umanesimo, cioè di ciò che noi siamo veramente, l'umanesimo artistico e simbolico. E questo è una grande potenza. Dici, ma come lo possiamo servire? Lo possiamo servire perché sono energie. Se noi sappiamo che energie sono, le possiamo usare per difenderci, per superare i problemi, per capire con chi abbiamo a che fare oltre a noi stessi, per capire eventualmente il nostro futuro. Perché? Perché, come lo dice stesso il termine ciclo, cioè è tutto, o kyklos dal greco, è tutto un ritorno. Quindi non è che uno diventa bravo e dice, ah, è un bravo, ah, lui è bravissimo a interpretare il futuro. Se sa capire com'è il ciclo, o il kyklos, diventa bravo chiunque. E questo per dirvi sempre che nella conoscenza non è importante né la medianità, né avere potere di qua e di là, né sentire le energie, né questo, né c'è. Quello che è, quella è solo decadenza. La reale conoscenza è proprio conoscenza, cioè è il sapere, è il comprendere che viene dato dall'osservazione. E questa osservazione che fecero gli antichi l'hanno messa nei tarocchi. E quindi descrivendo in questi cartoncini il significato di mondi, situazioni, politica, azione, divinazione, appunto, con il ciclo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma fermandoci a ciò che è la nuova cosa che volevo dire, quindi avendo de detto un po' di questo, entriamo appunto, cioè ci torniamo ancora a parlare di questi mondi. Sono mondi percorribili, mondi come non li possiamo immaginare. Oggi li immaginiamo come mondi stellari, anticamente chissà come erano immaginati, magari chissà in futuro come sarà ancora. Però sono carte geografiche. Essendo carte geografiche, dovrebbero essere viste un po' in questa maniera. Dovremmo un pochino vederle come carte geografiche, cioè non soltanto, cioè come, cioè, anche se noi usiamo i tarocchi per vedere il futuro, alla fine che facciamo? Stiamo usando i tarocchi come una mappa geografica, cioè quando esce una carta di tarocchi o due o tre o quattro, noi, conoscendone bene il significato, ne seguiamo le indicazioni, e quindi è una carta geografica, ci dice che itinerari si stanno muovendo. E come sempre è stato detto, siccome tutti i pensieri, tutte le forze e tutti i controlli vengono da fuori e noi siamo antenne che prendiamo e portiamo a casa, purtroppo, ecco che andando a conoscere questo capisci da dove sta arrivando. Ecco che la Terra, muovendosi nello spazio, cioè durante l'anno e durante ciò che non è mai detto, perché viene detto in pratica che sì, che la Terra si muove nello spazio o il Sole si muove, dipende dalla vostra visione, ma nessuno va a dire che lo spazio si muove. Cioè in pratica lo spostamento che viene dato da una velocità altissima in ogni caso. Se avete l'idea dello spazio, cioè che la Terra si muove nello spazio intorno al Sole. Se non avete quell'idea,
e avete l'idea della terra piana e lo spazio che si muove velocemente e tutti gli oggetti che ci passano. Non cambia niente. Cioè, per la visione astrologica tarotica non cambia niente per loro, cioè per noi la Terra è sempre al centro, perché è da qui che osserviamo, è da che mondo è mondo, e al di là che possa dire Copernico e tutti gli scienziati moderni, alla fine sono costretti a riconoscere che il centro di tutto è l'uomo, perché è l'uomo che osserva. Quindi, cioè, è chiaro, per me il centro è questo, per un altro che vive su Alfa Centauri, un pianeta vicino a Alfa Centauri, il centro sarà lui per quello che osserva. È normale questo. Quindi, al di là della conoscenza pragmatica, questa è la realtà delle cose. Non penso che a voi vi interessa come la vede il tizio che abita tre angoli dopo casa vostra, non ve ne frega niente come vede il fatto di questo o quest'altra situazione, a voi vi interessa come la vedete voi, perché vi tocca da vicino. Bene, dovete capire queste cose. Allora, ecco che se lo capite così, andate a vedere che le carte sono appunto cartine geografiche. Guardatele, studiatele, leggetele, non fermatevi soltanto a un libro, vedete tutti i vari significati, vedete come li hanno disegnati, eccetera, eccetera. Io tra l'altro faccio un corso di tarocchi, se siete interessati, io sono qua. Quindi, lo faccio in una maniera simile, cioè in pratica non dando cose, cioè, per scontate, ma tentando di dare sempre cose che non si conoscono molto chiaramente. Quindi ecco che molto spesso, come si pensa nella vita, quando si dorme, si va in questi posti. Cioè, che cosa significa? Se io dormo e sogno che ne so, una cascata d'acqua sta arrivando, un mare sta arrivando, oppure sogno delle stelle nel cielo, oppure sogno un re, o sogno un caso. Bene. Tutto questo è totalmente raffrontabile a ciò che sono i tarocchi, e quindi il che nel linguaggio occulto sta a significare che in qualche maniera o sono andato io in quel reame o in qualche maniera quel reame è venuto da me, cioè reame simbolico. Ok? E questo è molto importante perché può sembrare, ah sì, interessante, bello, quindi noi ce ne andiamo in giro durante la notte, bello. Qui c'è qualcosa di molto più. Qui non è questione di New Age, è questione di pratica vera. Cioè, sapendo questo, è possibile per noi creare, con tecniche adatte, i cosiddetti sogni giusti per andare a visitare i posti giusti o chiamare l'energia giusta nel momento giusto. Questo viene dato negli insegnamenti. Quindi questo è importante da capire, che quando dormite voi entrate in contatto in qualche maniera con immagini archetipiche. Le immagini archetipiche sono legate ai tarocchi, i tarocchi sono legati alle stelle, le stelle sono legate a porzioni di cielo, le porzioni di cielo sono legate a qualcosa che c'è là, in quella porzione di cielo, e che agisce qua. Oppure sulla vostra coscienza. Parlo un po' difficile? Parlo. Non è che parlo difficile, non si può dire diversamente, queste sono le cose. Quindi ecco che quando avete in mano un mazzo di carte, voi state tenendo in mano il cielo. E quando voi vi mettete a giocare adesso che arriva Natale a 3-7 o a Teresina, lì come si chiama, a scopone scientifico, a scopa, dovreste essere molto timorosi perché state manipolando, lo ripeto, dei simboli che sono sensibili. Stessa cosa con i numeri, cioè stessa cosa quando si va a giocare, per esempio, in un casinò. Non per niente tutti coloro che frequentano, che giocano, che giocano, che giocano, sono tutti infelici e hanno problemi, che muovono i numeri, i simboli e le cose in maniera inopinata. E quindi che fanno? Chiamano energie che non devono essere chiamate se non servono. Sembrano fatti che oggi nel XXI secolo non sono né in cielo né in terra. Pensatela come volete. Vi dico solo che se queste cose esistono da millenni, forse non dico 100%, ma magari il 50% di verità
ci dovrebbe essere, e se c'è già un 50% di verità, ma che ci fosse anche l'1% di verità, già il fatto che l'1% c'è la possibilità di soccombere a questa cosa. Ora, dovete capire che voi nell'universo siete sulla vita, c'è nella vita, c'è per strada. Quando camminate non potete sapere se vi viene addosso una macchina o non vi viene addosso una macchina, se cadete, se scivolate, se vi fate male. Non potete sapere cosa può cadere. Stessa cosa nell'universo, i tarocchi ve lo mostrano. Perché se foste un pochino furbi ad andare a vedere veramente il significato tarotico e i simboli ad essi associati, per voi sarebbe il mondo, sarebbe squadernato in questa maniera. Questo viene insegnato nel corso dei tarocchi, grande opera, puntalchemica@gmail.com. Volevo dire per chi è arrivato adesso che ci sarà un seminario di onomantica legata appunto ai tarocchi, ai cieli, quindi alla voce, ai nomi, alle scritte, alle tecniche, alle sapienze legate anche ai tarocchi, ai cieli, il 21 ottobre, e che il seminario di oggi di geometria sacra di secondo livello è spostato al 28. Va bene? Perché oggi per questioni tecniche non si è potuto fare. Quindi, se siete interessati, ci sono dei posti, si può riaprire. Tutti coloro che fanno film, situazioni che possono essere legati a stelle, a cose, perché certamente sempre accade questo, sempre accade questo, parlerò fra non molto della conoscenza occulta legata ai film, ai fumetti. Andremo ad analizzare fumetti, film e cose varie, e vedrete che la verità, storie, prosa, poesie, e purtroppo vedete, ci vedrete che non si può prendere così alla leggera. Anche io che mi scaglio contro la lettura dei romanzi, ma lo faccio apposta, perché la lettura dei romanzi evoca delle emozioni, delle fantasie, delle forze dal profondo, che chi conosce bene la tecnica di certe cose sa che servono a evocare altre forze. Quindi, quante volte una persona spinta da un film, spinta da un entusiasmo dato dalla musica, dato da un eroe, dato è andato, si è messa a sparare, si è messa a... Mi ricordo anni fa che ero in America. Prima dell'uscita di Batman, la persona talmente esaltata dalla vista è andata e cominciava a sparare, a far fuori tutti, pensandosi chissà che cosa. Ma perché? Perché sono le evocazioni archetipiche legate ai tarocchi, legate ai cieli, legate alle stelle. Chiamate energia da lì, o vi mettete in contatto, o la sentite, è tutto dentro di voi. Quindi, essendo dentro di voi e vista anche alla stessa, c'è fuori, questo accade. Sì, ma non stanno solo spesso male. Noi non possiamo sapere la profondità delle cose. Cioè, noi ci chiediamo spesso perché le persone che sono famose, che sono ricche, che sono idoli, musicisti, autori, anchorman, o si suicidano, o si ubriacano, cadono nell'alcolismo, cadono nelle droghe, cadono nell'autolesionismo, litigano sempre con tutti, non stanno bene. Cioè, beh, sì, sono sottoposti a tanti stimoli particolari. Questo può essere un qualcosa, sì, di interessante, ma è perché hanno a che fare con forze archetipiche. Mi ricordo quando facevo l'Accademia delle Belle Arti e c'era il corso di teatro, ci mi piacque andare a vedere, quando si parlava di semiotica del teatro, veniva detto da questo gran professore, che ormai sarà morto, Gian Renzo Morteo, ma veramente sono dei libri scritti da lui, ma veramente, veramente un grande. Attenzione a voi quando entrerete nei personaggi, perché voi simulerete la tragedia accaduta. E se non siete poi impermeabili, quella stessa tragedia verrà da voi, però che sono uguali. A uno studioso, a un praticante di magia o alchimia serio, viene proibito di farsi leggere i tarocchi. Viene proibito, a parte che gli viene insegnato. Perché? Perché vengono chiamate energie e situazioni che gli vanno intorno e ne viene sommerso. Se vuoi un pensiero tuo personale, dovresti far piazza pulita come tutti. È questo che non si capisce. Se non si fa la purificazione, è questo. Se invece vuoi appoggiarti a pensieri
di altri, parlo di romanzi, parlo di cose che ti fanno veramente pensare, che sono idee, alla fine pensieri di cose non che non accadono, puoi farlo. Se ti danno un insegnamento, puoi farlo. L'importante è che sai che viene da lì. Cioè, caspita, sto pensando a sta cosa che ho letto nel libro di Dick, per esempio, di K. Dick, no? Dice, ah, un libro di Dick, sì, ho capito. Basta che lo sai, altrimenti sostituisci la tua integrità mentale con quello che dice K. Dick, o K. Duck, non mi ricordo, oppure quello che dice uno scrittore di Urania, o quello. Bisogna stare attenti. Anche che, certamente, anche Ken, Ken è bellissimo, tra l'altro parla, Ken parla delle sette forze dell'orsa maggiore, i sette buoi, e Ken è qualcosa di magico. E qualcosa sarebbe bello, ne parleremo di Ken perché veramente vi sorprenderete di quello che sta a significare. Ormai Superman, Batman, cose fanno parte del nostro no, cioè c'è. Non mi stupiremo, dice, ho visto volare Superman, alla fine accade, perché ciò che pensi diventa. Se vogliamo andare a livelli alti, noi andiamo direttamente a tolgo tutte queste cose, ad essere chiusi dentro di noi. Vi ricordo che le costellazioni familiari sono state create prendendo alcune piccole tecniche dell'antica magia e fatte agli altri. State molto attenti, attenzione, perché le costellazioni familiari legano. Diciamo, no, ma io lo faccio per vedere la mia libertà, la mia famiglia mi lega. Sono diverse le tecniche, non basta stare a meditare o fare queste cose. Non serve, sono tecniche ben precise di azione, tecniche alchemiche di azione che devono investire non solo la psiche, ma devono investire anche il corpo fisico e l'anima, quindi ce ne vuole. L'attore che recitava Joker, certo, l'attore che recitava Joker ha fatto una bruttissima fine. Il matto corrisponde a Joker, ma il problema è che lì viene visto qualcosa di differente. Il problema è che il Joker che noi vediamo in Batman non è altro che l'ombra della persona che combatte contro la sua stessa ombra. Quindi dice in pratica Batman è l'ombra di una persona che è cattiva, però tenta di essere poco cattiva per aiutare i buoni, ma sempre ombra è, no? Lo dice Pipistrello, quindi è un vampiro vero. Joker è l'ombra scatenata, quella è la parte più oscura dell'essere umano. Quindi è il matto dei tarocchi originali, il matto dei tarocchi originali, non è il vero Joker. Il vero Joker è il diavolo, la carta numero 15. Quello è il Joker che ci viene dato da questo film legato a questi mondi. Quindi ecco. Notate che in diversi momenti sono delle onde di film o di romanzi, cose varie, e se noi andiamo a guardare a livello anche astrologico, noi vedremo che quella carta o quelle carte dei tarocchi o sono in ascendenza, o sono in medio cielo, o stanno appena culminando. E allora, boom, arriva e si parla di tutte le cose, tarocchi, non cioè, scusatemi, delle immagini che quei tarocchi danno. Se scrivi qualcosa e ci credi, la credi, ma ci devi credere veramente. Perché? Perché metti in moto la volontà. La volontà è diversa dal desiderio. Il desiderio è qualcosa che potrebbe essere, però è meglio non farlo fare, perché puoi vedere dei problemi. La volontà è un'azione diretta, cioè ci devi credere, cioè veramente, quindi muove il tutto. Hai ragione, io in giovane età ho lavorato per i fumetti, quindi c'è cioè, lavorato, c'è cioè, scrivendo. Quindi voglio dire, sì, io all'epoca lavorai per Zagor, ho fatto dei Mister No, quando ero giovane, dei Mister No, ho fatto Topo Gigio, anche ho fatto Disney, quindi erano mitologie, per andare a fare queste storie andavo a leggere delle cose di mitologia. Cioè, andiamo a leggere, siamo sempre là. Cioè, il viaggio dell'eroe è quello, non cambia da quando sono iniziati i tempi. Quelli là, quelli consigliati in quella maniera sono stati consigliati per capire come regolarsi e come agire, ma sempre, te lo ripeto, sapendo se ci sono delle insorgenze, cioè
se leggi per esempio appunto il Conte di Montecristo, era per insegnare certe cose. Ma se ti viene un'insorgenza di furberia o di cattiveria insita, no, per quanto riguarda questa cosa, o di vendetta, devi sapere che viene da lì. Capisci? Cioè, intendo, leggete, ma non vi fate fregare. Cioè, sappiate, come quelle ragazze che leggono gli Armoni o cose varie e poi si sentono infiammate d'amore e poi non trovano purtroppo nella verità, nel mondo, l'uomo che corrisponde al principe azzurro o quello che sia. Perché? Perché la società stessa ha fatto in maniera che non ci siano. È chiaro? E come anche, vabbè, cioè, penso che sono stato chiaro. Quindi l'importante è sapere il messaggio. Sono pochi romanzi che hanno dei messaggi iniziati. Io pochi ne ho detti. L'angelo della finestra d'Occidente, appunto il Conte di Montecristo, appunto la notte di Valpurga, Zanoni, altri sulle punte delle dita che danno un messaggio reale. La razza, ecco, volete capire cosa stanno facendo attualmente la politica e tutto, leggetevi La razza Ventura di Bauer Lytton, quello che ha scritto Zanoni, e capirete che cosa c'era già nella testa di. Quindi, facendolo leggere, parla del vril, dell'energia così, del transumanesimo. E così, io, cioè, ripeto, io ho lavorato nel settore del cinema, della televisione, guarda, posso dire che le persone quando finivano di recitare erano stranite per un giorno o due, non si riusciva a. Attenzione, parlo di attori veri. Beh, il metodo Stanislavski, di cui ha fatto parte De Niro, quello che ha fatto Scarface, insomma, tutti i grandi attori del 1970, Al Pacino, Marlon Brando, questo metodo era quello, cioè proprio il metodo di farti entrare dentro, quindi prendere la maschera di un altro. Quindi succede un casino, succede veramente, perché uno pensa di essere quello, agisce come quello e va a sparare o si butta dal grattacielo o si. Guardate che non sto scherzando, è la verità, è questa. La mente funziona così, la mente ti dà ciò che credi di essere. La mente ti dice cosa credi di essere, quello, bene, ti te lo dà. E la madre ti dice, è la madre buonissima, perché che fa? Dà ai figli ciò che vogliono, lei dà ciò che che pensa, non avendo ragione di quello che pensa, è la natura, ok? Vi dovreste vedere un film, una serie su Prime che parla degli dèi di ora, cioè in pratica è bellissimo questa serie, su Prime, non mi ricordo adesso, American Gods. Vedetevi questa serie, vedete tutti gli dèi antichi trasportati qua, cos'erano, vedetela e capirete che cosa voglio dire. Sono sempre le stesse energie, però in maniera diversa e vedrete direttamente che esiste anche un romanzo di questo. Certamente, per esempio, Thor è stato uno tra i più gettonati perché è sempre Zeus, è sempre il dominatore di questo cielo, è il sognatore, come dico io, che c'è qua, no? Anche la pubblicità si abbassa su quello. Per quanto riguarda della saga di Dune, ne penso bene, e spero che esca, sta per uscire il nuovo, ne penso bene, la saga di Dune è stata fatta da un iniziato e quindi va ad indicare il discorso con la parte più profonda, il proprio nome. E parla della spezia, che è alchimia, è la pietra filosofale, quindi certo che ne penso bene, che ne penso bene. L'avventura è un libro bellissimo, infatti è un libro bellissimo. È bellissimo, ma già ci aveva detto Bauer Lytton che cosa sarebbe successo. È un pochino come il libro 1984. Ci hanno detto cosa è successo. Non perché loro volevano, ma ce l'hanno detto. Di Neil Gaiman. E quello lì è una serie molto bella, perché vi indica tante cose. Non per niente so che hanno fermato forse la terza. Non so, ci stanno fermata come al solito, anche se era molto vista, non so perché, non so se la faranno ancora. Un pochino come i Visitors, no? Hanno fatto le stagioni, hanno cominciato a rifare nuovamente le stagioni dei Visitors, che ricalcano le stesse storie di tutti gli esseri visti nell'antichità, dal Medioevo ancora prima fino a noi. Hanno visto che stava arrivando, a un certo punto l'hanno bloccata, come era vista da tutti, hanno bloccato la serie. Perché quelli vengono da un posto particolare, nei cieli, perché
e i tarocchi ce lo dicono. Andate a vedere il simbolo del visitors, il simbolo della faccia, il simbolo dell'animale che indica, identificatelo nelle carte dei tarocchi, identificatelo e lo trovate nei cieli. Stessi degli anni 80, come che nel Guerriero Dragon Ball e Cavaliere dello Zodiaco erano di una. Cioè, beh, Cavaliere dello Zodiaco erano molto chiari, voglio dire, anche Dragon Ball, no? Viene da altri posti, quindi è certamente sì. Poi il Dragon indica la purezza, il dragone, no? E quindi è la forza. Ragazzi, ne parleremo di questo, ma veramente, proprio, ne ho parlato proprio oggi anche con un'altra persona. Andremo a vedere i film, le varie cose, e andremo a vedere che lì c'è sempre. C'è. Da una parte chi vuole aiutare, dall'altra parte chi vuole bloccare. Se vi vedete, per esempio, interessante, un film di anni fa sulla la società delle ossa che c'è a Washington, non mi ricordo il titolo, ma ti dice come stanno le cose. Ti dice fin dove siamo arrivati adesso. I film che riguardano anche quello che sta succedendo adesso, no? Per quanto riguarda il Covid, eccetera, eccetera. Alcione è la stella intorno a cui noi giriamo e quindi è il capo del nostro sole. Ci diciamo che è l'intelligenza massima a cui l'essere umano, finché umano, può aspirare. Mentre il sole è il logos solare, quello è un logos di area, viene chiamato un logos stellare, è molto potente. Difatti, in alchimia e in magia si passa da Alcione per. Dovreste leggervi un romanzo su Alcione, è scritto nel 1930. Il Game ha scritto degli Eterni, sì, destino, morte, sogni, istruzione, desideri, ispirazioni. Rappresenta come una famiglia, anche se il personaggio principale è sogni, sempre, sempre. Ricordati. Alcione, staccalo, prima metti al e poi metti cione e capisci anche la corrente che attualmente ha investito il nostro pianeta. Investito, eh? È stato investito. Visto la montagna sacra è un film ogni tanto un po' confusionario, però dice delle cose interessanti. Jodorowsky, se avesse continuato, forse non l'ha fatto continuare per qualche maniera. Vabbè. Un altro film molto interessante, e che non mi ricordo adesso il titolo, ma quando ne parleremo, perché adesso sono impreparato, ma che viene da un altro posto, e è la storia di una persona che trova un paio di occhiali, che si mette gli occhiali e vede le cose come sono. Questo è una cosa fatta nel 1980, quindi una cosa con le idee che poteva, cioè con le possibilità tecniche di allora, però è interessante perché quando si metteva gli occhiali vedeva veramente le persone così come erano lì, che non erano quindi umani. Bene, questo è tratto da una tecnica antica alchemica di creare dei colliri particolari, che ci sono, da mettere negli occhi e vedere le cose come sono, vedere veramente chi ha l'anima e chi non ce l'ha. Vabbè, ma ne parleremo. Vi do un abbraccio e prendete i tarocchi, studiateli e si vivono. Abbiate bravissimi, sono proprio felice. Poi andremo a fondo. Guarda, vado a vedere questo film, ma è stato fatto da un artista molto importante francese. Quindi vado a vedere un artista importante proprio, c'è importante, parla di Alcione, abbastanza di Alcione. Quindi, quando prendete i tarocchi, siate sempre molto, 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 molto rispettosi delle energie che rappresentano e non giocate a carte, non giocate a dadi, non giocate in tutte queste cose perché i numeri, i simboli, le carte stesse sono talmente cariche di forza, di energia, di capacità di trasmissione, di evocazione delle energie profonde, che li potrebbero mettere veramente nei problemi. Quindi, ora l'ho riletto, mi raccomando, ve lo dico proprio sinceramente, cioè, per fare i tarocchi, per giocare con i tarocchi, dovreste star chiusi in un cerchio. Chiusi, proprio in modo da essere impermeabili.
Provate, fate questo esercizio. Prendete i tarocchi, metteteli, giocate, girate, sentite cosa percepite. Poi fate la stessa cosa, però dopo che vi siete chiusi in un cerchio di sale, una cordicella, proprio con intenzione di proteggervi, mettetelo e chiudetevi dentro. E usate i tarocchi. Vedete che è diverso. Molto diverso. Quindi ricordatevi, onomantica, seminario di onomantica il 21 ottobre. È importante, si parla di tarocchi, si parla di lettere nel cielo, tarocchi nel cielo, di pianeti, si parla di parole, quindi c'è le parole, come creare le parole onomantiche legate al cielo e ai tarocchi che funzionino. C'è una classica parola che funzionino perché sono legati con ciò che c'è in cielo e ciò che ci influenza, quindi questa è l'onomantica. Poi la geometria sacra di secondo livello di oggi è stata spostata al 28 ottobre. Se siete ancora interessati, grande opera, punto alchemica, che oggi la gmail.com. Vi do un bacio, occhio a numeri, tarocchi, formule magiche, carte. Solo per dirvi che, sì, l'onomantica è il 21 ottobre, solo per dirvi che io da ragazzo, con le carte francesi, riuscivo a fare delle cose straordinarie, cioè ci riuscivo a muovere le situazioni con le carte francesi, mettendole in una certa maniera e chiamando quei simboli che vanno a corrispondere a quelli. Succedevano cose, quelli solo nella materia fisica, cioè nella vita, però accadevano. Ricordatevi, tutti coloro che si occupano di questo hanno problemi, se non sono bravi a proteggersi. Attenzione! Perché nelle cose più innocenti, divertimenti, rilassamenti, libri per farti passare il tempo, serie, film, ah, mi rilasso, Netflix ne è uno, no? Cioè, scegliete bene, Netflix Prime, scegliete bene, perché c'è di tutto lì, di tutto. Quindi, è stata apposta. È lì che penetrano le cose, perché quando sei rilassato davanti allo schermo del computer, del visore, sei tranquillo, rilassato, magari stai bevendo una bibita, le patatine, magari sei con la tua donna, sei abbracciato, lo guardi così, ti rilassi completamente, è lì che penetra. E una cosa che vi dico sempre, quando guardate un film, dopo che l'avete visto, se potete, guardatelo all'inverso, cioè fermate, fatelo andare all'inverso, vedete se notate qualcosa di strano. 8 volte su 10 noterete delle cose molto strane. Bene, io vi saluto, siamo stati un'ora insieme, penso che sia stato, io potrei parlare per ore di questa, cioè di queste cose perché mi piace, il diavolo nei dettagli, perché mi piace perché so che sono cose che funzionano, perché le ho provate, e poi faccio vedere una cosa interessante. Allora, guardate queste, una cosa interessante, e di queste le farò in futuro. Allora, per esempio qui, no? C'è un mazzo di carte che ho trovato, che parla la Sibilla. Bene. E come tanti altri magi, e nota, ci fa vedere tante cose, cioè le carte e alcune azioni, i semi e situazioni disegnate. Cioè, queste carte sono molto pericolose. Perché? Perché anche se non dovesse succedere questo quando vai a farti le carte da qualcuno che non le sa, evocandole, ti accade. E se per caso esce una carta, dice un disastro fisico, solitudine, cose varie. Queste sono evocazioni, evocazioni di immagini. Se voi andate a studiare un po' la magia antica, c'è cioè, per esempio i monomeri, i decani, ci sono tutte, vedete qua, c'è il duello. Magari tu stai tranquillo, con un tuo amico succede qualcosa, con questa succede qualcosa e viene il duello. Donna sola. Non per niente sono legate alla sfiga. La religione cristiana dice: attenzione, sono prese dal diavolo, così così, chi lo fa vi porta sfiga. In realtà non è il diavolo, è una questione che si vanno ad evocare delle forze particolari. Quindi o li sai usare, e quindi li puoi usare sia come oracolo, ma anche come evocazione di situazioni, sapendolo come. Ho trovato, ma guarda che interessante, un altro mazzo che avevo trovato molto interessante è questo qui, Stupidigrammi,
Eccolo qua, è una cosa un po' particolare. Anche questo è adatto perciò che questo è nato nel 1800, cioè un modo di rappresentare le carte diverse. E di questo ne parliamo, faremo i corsi e cose varie. Ecco qui, sempre con un seme. Quindi, che significa? Che un seme, le carte francesi, che poi sarebbero carte, cioè, o bastone, questo è co corrisponde a una figura. Quindi, se io guardo questo seme, in realtà il mio subconscio sta evocando questo. Cioè, questo si chiama, vedete? Evocazione nascosta. Stessa cosa avviene nelle poesie, nei romanzi, nelle varie cose. E così accade all'altro, anche con l'altro mazzo. Cioè, sono più sicure le carte che non ci sono immagini, ma che queste? Queste qua sono terribili. Perché, ripeto, se io qua prendo questa, io vedo soltanto il 5. Ma la mia mente ha visto questo, quindi siccome le immagini evocano ogni cosa, non vado oltre, così ho fatto una cosa in più. E questo è tutto nei cieli, corrispondono alle immagini nei cieli. Non per niente gli antichi parlavano di immagini nei cieli. Quindi, ecco cosa sono i tarocchi, sono mondi, mondi assoluti che sono aperti, ma bisogna stare attenti. Vi do un saluto adesso sul serio, un bacio a voi. A presto, spero che sia stata un'oretta un po' piacevole. Parleremo di tante altre cose. Se mi volete cercare, cercatemi oltre qua su internet, Academy MRA, ci sono su YouTube la televisione continua, ci sono sempre ogni giorno, sempre continua. Andate su YouTube, ci cercate e vedrete che c'è continuamente, notte e giorno, sono tutto quello, ci sono migliaia di ore che sto rimettendo, più le cose nuove. Presto farò anche dei podcast in altra celinea, anche in inglese, cose varie, perché me l'hanno richiesto. Io non parlo bene l'inglese, però ce lo farò lo stesso. Tenterò di farle questa cosa. E in più, se volete iscriversi, iscrivetevi al sito. Lì, la maggior parte è tutto gratis, cioè passate tanto bel tempo per studiare cose, eccetera, eccetera.